Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi vi porto un po' con me, è un mini vlog, diciamo, nella mia night routine dopo danza. So che oggi ho fatto questa tipologia di video, ma raga, vi giuro che a me rilassa troppo e mi mette un sacco di produttività, insomma, fare dei video mentre devo fare delle cose, visto che tipo io tra un'ora, raga, voglio andare a dormire, cioè, non so se siamo chiari, io alle 10 voglio andare a dormire, sono stanchissima. Quindi facciamo le cose insieme, così spero di farle più velocemente. Buona visione. Allora, oggi in realtà ho fatto un po' di cose. Dopo essere tornata da scuola, tra l'altro sono entrata 2 ore dopo, perché ieri ho avuto un'esibizione di danza ad un teatro di maestre e raga, sono tornata tardi, tipo per le 10 così. In più mi sono lavata i capelli, cioè ho fatto tutta la doccia più i capelli. E li ho dovuti asciugare, raga, erano tipo le 11 e mezza, mezzanotte che andavo a dormire. Ero veramente stanchissima. Cioè, so che non è un orario tardi, cioè troppo tardi comunque, anche se vai a dormire alle 11, che non erano le 11 purtroppo, ma tipo 11:40 così, ci sta. Perché io mi sveglio tipo verso le 7 circa e ci sta in realtà a dormire una cosa come 8 ore quasi. Però ero veramente stanchissima perché sono stata una cosa come 4 ore a danza, cioè al teatro, per fare tutti i balletti, insomma. E quindi ero veramente stanca, morta. In più, dovevo finire la tesina che non ero riuscita a finire il PowerPoint nel weekend perché appunto avevo danza, dovevo andare via. E quindi l'ho fatto questa mattina in tipo un'ora. Poi ovviamente sono andata a scuola, sono tornata a casa, mi sono allenata. Poi sono andata ad un centro commerciale, raga, dove, cioè, io piango. È arrivata la mia maglietta di Chocopass, cioè, non so se ci rendiamo conto. Non credo la metterò domani, credo che domani metterò quella di Blair e Chuck, comunque sempre Gossip Girl, ma non questa, perché questa, raga, la voglio mettere in gita, mi sa. So. Hanno detto proprio che in gita non si può tenere la pancia scoperta. Scusate, chi siete? Però questa è un po' più lunga, cioè, se io tipo metto questi pantaloni, ok? Ci sta così, dai, sì. Cioè, io devo metterla, cioè, veramente quanto è buono lui. Quindi sono le 9 e 05, ci muoviamo. Magari tolgo anche le scarpe, però tolgo già, le vado a mettere in scarpiera. E sono vestita ovviamente da danza, sì, c'è un quaderno per terra perché ho appena mandato gli appunti di storia a una persona che non c'è oggi. E quindi ho ancora il coso lì per terra. Quindi vado a mettermi anche il pigiama, non so perché ho fatto così. E ci sciogliamo anche i capelli assieme. Poi mettiamo qua a posto in camera. Ovviamente ci porto il tablet che continuo a guardare Gossip Girl, raga. Non dico mai, tipo negli shorts dove faccio skincare, dico che sto guardando Gossip Girl, raga. Tantissimi, ma veramente tantissimi, mi chiedono a che episodio, a che punto sono arrivata di Gossip Girl. Ma raga, io non lo dico mai perché dopo so che arrivano gli spoiler. Quindi vi dico, non vi dico dove sono arrivata. No, non dico nulla, raga. In realtà qua sui video che magari riguardano meno persone potrei dirlo, sono alla terza stagione. Non dico nient'altro, no spoiler, raga, vi prego, no spoiler. Però negli shorts, raga, non lo dirò mai perché cioè, le vedono troppa gente e so che dopo arriverebbero quelle persone, abbiamo capito l'aggettivo insomma, che vengono a fare spoiler, quindi no. Dopo aver parlato per ragazzi 5 minuti, vado a cambiarmi e andiamo a sciogliere lo scignano. Che oggi è tipo tenuto, boh, 3 ore, perché prima di andare a danza appunto sono andata al centro commerciale dove ho preso la maglietta di Chuck Bass e l'avevo già fatto. Perché ho detto, se dopo sono in ritardo, non ho il tempo io di farmi lo chignon. Quindi l'avevo già fatto a casa. Quindi questo robo è tipo sulla mia testa 3 ore, 3 ore e mezza. Detto ciò, andiamo al bagno. Quindi questo è il mio outfit di adesso. Non so se vi posso interessare, ma ho le calze dell'Anche Pezzo convertibili, quindi col buco. E vabbè, dei pantaloni normalissimi, non so nemmeno di che marca siano. A zampa,
Perché io ogni volta non riesco a far vedere che sono zampa, cioè sembrano normali. Sono zampa, vabbè, neri così, molto molto belli, che non si distinguono con il body, ma sono un altro capo. E poi appunto il body che credo sia della Block. Non so, non mi ricordo, comunque questo qui, nero, normalissimo. Classico G. E adesso andiamo a mettere il pigiama che è questo. Ho sbagliato a prenderlo. Questo è di mia mamma. Che è questo qui, di Primark, che era tipo il dupe di quello di Victoria's Secret, solo che non ha le striscioline nere. Però molto bello. Quindi, mettiamo questo. Ed ecco qui il pigiama. Aia, è veramente veramente bello. Anche la taschina qua, bello. È appunto lungo, però è super leggero avendo questo tessuto tipo lino. Ok, adesso sciogliamo lo chignon. Ok, allora ho sciolto lo chignon, adesso ho la coda, ma tolgo anche qua l'elastico. Domani farò. È domani? Sì, farò la doccia con i capelli, quindi lo vediamo domani. Adesso però li pettiniamo con questo spazzolino. Mentre adesso lavo il viso, no, l'ho messo male, con la coscetta, però con i capelli in su. Questo raga, domani avevo anche il link di Victoria, ma il prof non ci aveva messo il link dove studiare perché non avevamo un libro, ma un sito. E non ha messo il link delle cose da studiare. E noi non ce l'abbiamo in nessun modo, cioè non è che si cerca su Google. Quindi oggi è entrato in classe e ha detto che non era una modifica. E in realtà ci sarebbe una mini interrogazione, diciamo, di esposizione degli argomenti dell'esame di arte. Lei ha detto che raga avrebbe mandato i collegamenti per gli alunni che non sapevano, insomma, che cosa fare. Su una piattaforma. Raga, io vi giuro, ho guardato fino a prima. Dobbiamo presentarla domani. Quindi fino a prima, tipo alle 4, non c'era nulla. Cioè, non so se si è dimenticata di me, boh. Fatto sta che domani chiederò, però guardi, a me non ho mandato niente. Cioè, io non è che posso fare la presentazione, insomma. Vabbè, tralasciando il prof di arte così, adesso appunto interrogo il viso. Ok, raga, ho utilizzato un, non so parlare, un detergente all'acido salicilico, quindi ha purificato bene la pelle. Raga, tra l'altro era un casino di tempo che non faccio la maschera purificante, sono le 9:35, quindi facciamo skincare. E mentre vi dico anche un po' che cosa ne penso di Gossip Girl. Però secondo me è veramente bellissima serie, cioè raga, è lunga perché ha tipo 7 stagioni da 20 e passa episodi l'una. E ogni episodio dura circa 45 minuti circa. E raga, è tanto, è tanto. Cioè io credo di non aver mai guardato una serie così lunga. E non so, cioè se la finirò, secondo me per la fine dell'estate, tipo, credo la finirò. Ormai penso di guardarla tipo 2 mesi circa. Non lo so, vabbè. Spero comunque per l'inizio delle superiori, insomma, settembre, ok, agosto, settembre, rifinirla letteralmente. Anche perché raga, giugno, tipo, cioè io sarò solo sui libri. Ma non mi viene già male a pensare a tutto ciò. A tutto ciò, letteralmente, raga. Però almeno dopo sarò ripagata con altri 2 mesi circa, un po' di più. Sì, perché non sono un po' più di 3 mesi, visto che gli esami finiscono a giugno, maledettissimi. Però sarò senza compiti, quindi poi chill, insomma, posso uscire tutti i giorni, tutte le volte che voglio, raga. Non vedo l'ora, veramente. Spero arrivi presto, prestissimo. E veramente spero appunto di avere un sacco di tempo per guardare Gossip Girl, visto che a giugno credo guarderò 2 puntate letteralmente. E perché sarò appunto con la scuola. Mentre metto la cerealuna, prima mi saltare ovviamente. Comunque, allora, super bella, lunga. È molto, come dice il nome, appunto, gossip. Quindi, cioè, io la consiglio alle persone che. C'è un po' tipo il mio estetico, ok?
Una persona che ama prepararsi, che ama il gossip, ama uscire con le amiche, fare shopping, amiche, amici, insomma, fare shopping, diciamo che prendersi cura di sé, gli amici, la scuola. Cioè, no, io non amo la scuola, no, mettiamo in chiaro due cose. Però, diciamo, per questo aesthetic, la vita è scuola, gossip, amici, scuola, gossip, amici, tutto così. Ed è molto molto bella, secondo me. L'unica cosa è che, da quel che ho capito, nell'ultimissima puntata dell'ultimissima stagione si scopre chi è Gossip Girl. Ma a me manca, cioè tipo nella terza stagione, raga, mi hanno nominato veramente poco. Cioè tipo la prima volta che lo sento, sono la terza, ok, verso la fine comunque, credo, cioè non so bene quante puntate ci siano. Però sono verso la fine comunque, credo, spero, perché veramente raga durano un casino di episodi. E ecco che è tipo la prima volta che sento nominare Gossip Girl nella terza stagione, ok? Nella prima era tutto Gossip Girl, ok? Cioè tu veramente potevi iniziare la serie, poi lasciarla andare, andare a fare qualcos'altro. Letteralmente, se tu dopo mezz'ora che arrivavi stavano ancora parlando di Gossip Girl, magari dello stesso argomento molte volte, quindi mi si è persa un po' andando avanti con le stagioni, ovviamente Gossip Girl. Cioè secondo me dovevano tipo iniziare dalla prima liceo, cioè che poi è un college loro, e quindi secondo me si sarebbe parlato molto molto, oddio, perché sono tutte così, ok, molto molto più di Gossip Girl. Cioè adesso proprio non, boh, cioè, mi chiedo perché si chiama così, non so, non so, però appunto spero nelle prossime stagioni, insomma, che ritorni un pochettino, anche perché in vista della settima, pare che dura 7 stagioni, insomma, non è che all'ultima possono dire così totalmente a caso chi è Gossip Girl, cioè devono un po' riprendere, insomma, il filo del sito, insomma, del sito gossip. Quindi, secondo me, molto bella. Non mi scrivetevi, prego, chi è. Tanto i commenti di questi video di disa, oddio, disa di, oddio, raga, come si dice? Disattiverò, ok. Mi era venuto un attimino così, non lo so, vabbè. E così appunto non mi fate spoiler, e spero, raga, vi giuro, vi prego di non scrivermelo nemmeno sugli shorts. Forse è meglio non dire tutta questa parte perché palese qualcuno verrà a scriverlo. Aiuto, vabbè, noi non ci crederemo. Io sinceramente non so ancora chi potrebbe essere, non ho idea. Cioè, boh, non vorrei dirti le robe che ho paura di fare spoiler per qualcun altro. Quindi se siete tipo, boh, la prima forse stagione, non lo so. Insomma, se siete all'inizio, vi consiglio di andare un po' avanti col video. Anzi, dico così. Quando hanno tipo scoperto una persona, che alla fine non era quella persona, Gossip Girl, cioè, perché non lo faccio, cioè, nel senso, secondo me non ha avuto molto molto senso. Perché proprio, cioè adesso magari i dubbi sono su quella persona, oddio, stavo per dire il nome e il genere, vabbè, dettagli. Però appunto non è palesemente quella persona, cioè è apparso 2 volte nella serie, cioè 2 volte, no. Però raga non è molto conosciuta nella serie, cioè se tu mi chiedi 5 personaggi principali non ti dico questa persona, ok? Devo pure farmi lo zaino, raga. Vabbè, tanto domani tipo motore appunto, credo andremo in palestra, quindi non porto nulla. Poi c'è arte che bisogna, credo continui a spiegare poi appunto chi, a chi l'ha mandato, perché qualcuno l'ha mandato. Ho fatto cascare tutto qua. Credo appunto che esplorare io non posso, non lo so. E poi in realtà all'ultime ore ontologia, ma noi è
Da un casino di tempo che non faccio conto di cioè, non so domani bene che cosa ci sia in realtà. Perché scorsa settimana abbiamo fatto storia quelle 2 ore. A volte andiamo in aula computer, a volte facciamo antologia, a volte grammatica, quindi boh, un po'. Quindi vabbè, dopo chiederò insomma. Comunque, raga, ditemi se volete che vi registro una wash routine proprio da 2 minuti letteralmente, raga. Io alla fine non è che lo utilizzo tanto, è proprio per, soprattutto in questa parte, cioè raga, io voglio che qui, cioè scrivo una linea tipo così, ok? Quindi vado sempre qua, mi butto sulle guance, cioè raga, secondo me, dove lo fai poi? Sul mento, cambia niente, sulla fronte forse cambia un po', però nemmeno tanto, quindi secondo me proprio le guance qua, insomma, zio mi guance, cioè il viso, diciamo questa parte del viso è quella che un po', cioè si può utilizzare un po' di più il guascio. Comunque io veramente credo di aver fatto tipo 7-6 minuti di registrazione solo della skincare. C'erano praticamente mai stupato. Bello, raga. Ma questi video un po' più spontanei. Vado ad applicare da Bello Lip Gloss, non so bene come si chiami, non ho idea, però mi piace molto. Sembra un lip balm, da Bello, sciolto. Cioè è tipo un olio labbra, però è bello ricco. Trovo bello, raga. E alcuni lip combo ci sta anche da Dio. Ovviamente in colore rosato, visto che questo è il colore. È un po' forse chiarino sul mio incarnato, però ragazzi non c'è uno che boh, cioè questo mi piace un po' più naturale, diciamo, quindi lo posso anche mettere per andare a dormire, cioè a me non è che piace il naturale, no, però cioè dipende in alcuni casi, però se mi dicono vieni in America io non mi trucco clinger, però così tipo da il palmo, insomma, ci sta questo colore. Ragazzi, ho sta canzone in testa, quella sì, so che posso fare bene, non lo so, la mia, come la farina zero. Non lo so, l'ho sentita tipo una volta, oggi ho detto, mettiamocela in testa per tutta la giornata. Comunque, veramente, ragazzi, cioè io adoro sedermi qua a fare skincare, rilassarmi, non lo so, proprio cioè, io quando mi siedo qua non penso a nient'altro, cioè qua tranquilla sulla sedia, tra l'altro mi fa malissimo la schiena adesso, infatti non vedo l'ora di mettere a posto e distendermi. Tra l'altro mi sento di farvi vedere un po' di novità che ho acquistato nell'ultimo periodo, che magari non sono proprio novità, ma cioè alcuni sì. Questi 2 prodotti che vi faccio vedere adesso, 4 prodotti, no, questo dicendo 3 prodotti che vi faccio vedere adesso sì sono novità pure. Però per il resto tipo faccio un po' vedere quelli, i miei prodotti make-up con cui mi trovo meglio, quelli che ho acquistato nell'ultimo periodo. L'ho già alzata, è il Brow Lifting Gel Set. Tra l'altro ho lasciato tutta la cera qua, non ho pulito il pack, puliamolo. È una cera per sopracciglia che tipo ieri, ok, ho utilizzato e vado a fare così io. Faccio vedere come la utilizzo. Guardate che c'ho 1000 strati questo. C'è il pennellino già incorporato, poi c'è un altro strato. Cioè, tra l'altro, vi giuro, mi fa troppo strano, tipo, vederla qua. Voi, cioè, voi probabilmente non la vedete tanto, però se tipo si togliesse questo adesivo qua sotto, c'era cioè, un effetto stranissimo, vi giuro, sembra, boh, cristallo, adoro. E tipo, vado a togliere qua. È già, cioè io all'inizio non avevo capito questa cosa, infatti credo di averla un po' rovinata. Non avevo capito che era già formulata con la, cioè con un po' di spray fissante dentro, quindi per non bagnarlo ogni volta come la saponetta. Quindi fai un po' così, tu ne prendi un pochetto, adesso lo scarico abbastanza visto che non devo mettermelo, devo semplicemente farvelo vedere. Poi, vabbè, in questo caso chiudo qui. E sul packaging con questo scoglio che è minuscolo, si può ovviamente utilizzare un altro, io consiglio sempre, però adesso vi faccio vedere così, vado un po' a scaldarlo qua, a prendere la giusta quantità.
Così, e poi ovviamente vado a contropelo verso l'alto, così insomma, secondo me è veramente un buon metodo così. L'ho imparato da Melissa Tiny Beauty. Cioè, mi veniva da dire tipo la masterclass, ma Melissa non ha fatto una masterclass. Quindi Melissa, se vuoi fare una masterclass, non ci spiacerebbe affatto. Quindi questo, ragazzi, secondo me è veramente, veramente bello. Ci sta. I miei sopracciglia, ragazzi, sono impossibili da tenere, cioè, impossibili. Questo le tiene, devo dire. Altra novità sempre... Ah, questo non vi ho detto, era di Essence, l'ho pagato tipo 4 euro. Altra novità di Essence è questo blushino, raga, che... Cioè, è stupendo. A parte il pack, ovviamente, è un po' cheap, tipo... Cioè... Traballa tutto sto coso, ma vabbè. Capiamo, raga, costa 3 euro, ok? È pazzesco. Cioè, questa è la colorazione 10 Tickle Me Pink. Cioè, io non so se ci veniamo conto, ma è proprio baby pink, bellissimo. Voi lo vedete molto aranciatino, ma in realtà è super rosato, credo. Magari vi metterò una foto di referenza, insomma, su IG, nelle storie. Questo devo dire, l'ho provato ancora poco. Una volta mi aveva fatto macchia, ma credo perché avevo appena fatto skincare. E i miei prodotti con la skincare appena fatta, raga, no. Prodotto che, cioè, io utilizzo solitamente questa combo di correttori. Costano, raga, perché ognuno di questi costa tipo 30 euro. Questo 29, questo 32, questo 38. Quindi non è economica. Cioè, qua ci sono 90 euro, ok? Io metto tipo più di 90 euro nel contorno occhi solo di correttori. Non è ovviamente per vantarmi, anzi, cioè, ho speso 90 euro per dei correttori, però sono comunque buoni. Quindi io prima vado con il Fu Filter Corrector, che raga ci ho messo 80 anni per imparare questo nome, e raga, cioè, io odio perché deve uscire qua, perché deve uscire tutto il prodotto, tutto il santo prodotto qua. Cioè, ce n'è un casino veramente. Il problema è che dopo va tutto fuori dal packaging e quindi ti sporca pure la casa, veramente. Quindi bisogna stare attenti. Io ho la colorazione Peach. Molto bello, raga, per le mie occhiaie scure ci sta. Poi ovviamente vado con il Fu Filter Concealer, raga. Io mi sbaglio sempre con i nomi di questi due, che invece ha un applicatore completamente diverso, ma che mi piace, tipo un po' banana, vedete? Così un po' incurvato. Anche qua perde litri di prodotto il packaging. Veramente, raga, credo che siano uno dei prodotti che inserirei nella playlist, diciamo. Prodotti che amo, ma di cui odio il pack, raga. Orribile, veramente, questo packaging. Guda, ti prego, fallo meglio. Io ho preso la colorazione 2.7N. E questo è solito per coprire tutte le occhiaie. È leggermente scuro, ma l'ho preso proprio perché era l'estate, quindi ho detto... E poi con lo Shape Tape Ultra Creamy di Tarte vado proprio ad illuminare un pochettino, magari nelle zone proprio interne qua ed esterne qui, per liftare, nella colorazione 22B. Quindi, raga, questi belli. Costano, ma belli. Che ve lo dico a fare, raga, choose me tutta la vita. Cioè, io non metto, cioè, ovunque la cipria illuminante, che è Petal Pink. Le referenze sono Pomi, Snob e Petal Pink. Ve la faccio vedere meglio, così. Io Petal Pink la sto mangiando, cioè, raga, è da tipo un mese che ce l'ho questa. Un mese? No, forse due. Sì, credo 2 mesi, raga. Anche il bronzer e il contouring, perché è palese, mentre ho un contouring freddissimo, se ne sta andando piano piano. Cioè, vedo che si stanno togliendo le stampe del logo. Il blush, raga, è ancora perfetto, cioè intatto letteralmente, ne basta un goccino. Mentre la cipria ha quasi il buco, cioè, raga, il solco veramente è pazzesca, Meli, pazzesca. Raga, ho voluto anche provare il primer per le ciglia di Essence, che la primissima volta non mi era piaciuto. Non so che cosa avevo sbagliato, ma adesso posso dirvi, mi piace, cioè, non è per niente male. Anzi, credo faccia molto effetto ciglia finta. È che, non so, cioè, questo pack non mi ispira. Il bianco, ok, qua ci sta, ma non so perché questo salmone qua ha, raga, un profumo di frutti. Infatti c'è scritto con frutta. Pazzesco, cioè, è palesemente pesca pura questo. Bella, bella, bella.
In combo, raga, con il primer mi piace un casino il Call Me Quinn di Essence, raga, è veramente veramente bello. Questo è lo scurino, magari togliamo questo coso. Ok, è lo scurino particolare, bello, veramente figo. E anche ovviamente Swede, raga, il Cloud Mascara di Swede credo sia il miglior mascara veramente che abbia mai provato. Cioè, anche se dite lo stappo, girl, you need this. Sì, raga, costa 28 euro, lo so. Ma voi pensateci, fate un po' di girl math, ok? Questo voi, se lo mettete pure ogni giorno, credo vi duri una cosa come mesi e mesi. Ma credo che ti duri più di 6 mesi. Non so, questo il pau è di 6 mesi, ecco. Voi fate 6 mesi. Cioè, raga, 28 euro per 6 mesi. E già sono tipo 30 giorni, fa conto, per 6 mesi, raga. Cioè, voi spendete. Adesso faccio il calcolo. Cioè, voi spendete 0,16 centesimi, cioè 16 centesimi al giorno per avere delle ciglia finte. Letteralmente. È poco 16 centesimi. È poco, raga. Cioè, vi dura per 6 mesi. E poi magari lo usate ancora un pochettino, ma poco perché poi scade. Lip combo non me ne sento. Cioè, non me la sento ancora di consigliarvi qualcosa perché devo capire. Cioè. Ho dei pro e dei contro di alcune lip combo, quindi. Adesso però mettiamo a posto la camera in 3, 2, 1. Ok, raga, per domani devo andare a portare un regalo a scuola. Perché una mia amica ha compiuto gli anni sabato e oggi l'ho dimenticato a casa il regalo. Quindi è proprio qui la borsina di Bath & Body Works. Che tra l'altro, raga, spruzzano sempre il profumo. Quindi è proprio profumata. Vi faccio comunque vedere il regalo, che raga glielo darò domani, quindi lo vedrà già, non credo vedrà il video questa notte quando lo pubblicherà. Ho preso un profumino da Bath & Body Works, appunto, A Thousand Wishes. Quindi, A Thousand, cos'è, un milione? Boh, di sogni. Molto molto buono e bello. Poi ho preso un lip oil da Essence, versione Scan Me, no? Scherzo, scherzo. Ragazzi, c'era il QR code. Dov'è? Qua, con scritto Scan Me. Non so se si legge perché è veramente piccolino. Non mette nemmeno fuoco. Vabbè, insomma, c'era tipo scannerizzami, ok? Pensavo fosse la colazione. Invece è 01 Kiss from a Rose. E qua c'è la mascara che io sto amando, il Call Me Quinn di Essence. Quindi mettiamo dentro tutto la pastina e poi la Bath & Body Works ce l'hanno messa sopra pure la carta, quindi la rimetto e quindi questo me lo porto domani a scuola. Ora prepariamo la sacca, l'outfit per motore l'ho già fatto, però prepariamo. Come vi dicevo, ragazzi, ieri ho partecipato ad un'esibizione, diciamo un gala, ecco, non mi veniva la parola, raga, prima di danza, che è il Venice Dance Award. E questo è l'attestato di partecipazione, qua appunto c'è il mio nome e veniva premiata Sabrina Brazzo, che è appunto una ballerina che c'era lì. Abbiamo fatto la foto con lei e tutto, ed eravamo appunto al teatro corso di Mestre. Questo quindi era il mio attestato, me lo incornicerò, credo. No, perché è veramente veramente bello, l'hanno dato ovviamente a tutti quelli che hanno fatto il balletto. Trachino. Comunque, ho fatto le trecce, ho messo la crema a mani, il deodorante, perché ragazzi, io non so, ma io ogni volta tipo che devo andare a dormire o metto il deodorante, a volte anche il profumo. Cioè, mi piace proprio puzzare, ok? Cioè, ho proprio l'ansia, ok? Non l'ansia. Cioè, però, ok, cioè io mi metto il deodorante per andare ovunque, cioè, ovunque, cioè pure per andare a dormire, sì. E vabbè, sono un po' strana, lo so. Adesso mi guarderò 5 minuti la TV e poi vado a dormire. L'orologio non l'ho messo perché l'ho dimenticato di là. Ho preparato la sacca. Messo semplicemente dentro un pantaloncino corto, una maglietta e i soliti raga che metto. Cioè, giuro che li lavo. Ma io ogni settimana metto quelli. Cioè, sono proprio il mio comfort gym outfit. Sì, Chris. Comunque, vi saluto e buonanotte. Ciao!